Siamo lodati Gesù e Maria. Sì. Oggi, fratelli e sorelle Cristi, la Chiesa celebra la memoria liturgica di un grande santo gesuita che è San Luigi Gonzaga, tra l'altro per volontà di Papa Pio XI, se non ricordo male credo che fosse lui, nominato appunto da questo Papa patrono dei giovani e della gioventù, perché è uno dei santi giovani della Chiesa, morto a soltanto 23 anni, prima ancora di diventare sacerdote. Entrò giovanissimo nell'ordine dei gesuiti della prima ora, mi pare che morì nel 1568 se non ricordo male, comunque proprio ai tempi in cui Sant'Ignazio era ancora vivo, e l'ordine dei gesuiti appena nato era l'ordine dei gesuiti appena nato. Quindi si distinse San Luigi per una grandissima purezza, sembra che fosse più puro di un angelo. C'è un aneddoto che lui camminava talmente tanto sempre a occhi bassi che guardava per terra, che nei posti dove stava non si imparava le vie, doveva sempre accompagnarlo qualcuno da qualche parte, perché lui per non sporcare gli occhi guardava sempre per terra e quindi non si parava le vie dei posti dove stava. Era un ragazzo che fece tantissima penitenza, i gesuiti della prima ora, insomma, voi sapete che anche Papa Francesco recentemente, perché tutti pensano che Papa Francesco sia sbracalone, capito? Gli avevano chiesto, dice, ma siccome sanno tutti quanti che i gesuiti erano grandi penitenti, un po' di tempo fa gli dicono, senta santità, ma si può mettere il cilicio? Proprio così, io ce l'ho ancora conservato quell'articolo, dice, certo che secondo me, basta che uno lo faccia a corrette disposizioni, che non si pensi che per quello diventa Superman o Signori o diventi Menagone, certo che si può mettere. Papa spiazza sempre un pochino tutti quanti, chiusa parentesi, sicuramente il Papa che ha 82-83 anni, sicuramente ne sa qualcosa di queste cose, ve lo assicuro, perché i gesuiti, almeno fino a qualche tempo fa, erano ancora molto molto impegnati in queste cose, non sono aggiornato sugli ultimi sviluppi, insomma, però per dirvi, no? San Luigi Gonzaga fu un ragazzo di grandissima penitenza. E tanto è vero che se avete ascoltato la preghiera che ho fatto, dico, se non siamo stati capaci di seguirlo nella virtù della purezza, fa meno che lo seguiamo nella virtù della penitenza, che penitenza possono fare tutti, puri, se uno non c'è stato puro, pazienza, insomma, però penitenti possiamo diventarci tutti. La cosa molto bella di questo ragazzo è che lui apparteneva ai Gonzaga di Mantova ed erano principi del Sacro Romano Impero, cioè era un principe, ma non un principe come era un principe di 1500, mezzo al lusso a disfarsi ai palazzi regali con qualcosa serve in canti bianchi, ha rinunciato a tutto questo pur di seguire il Signore, quindi è stato veramente uno straordinario esempio di santità. Venendo alla lettura di oggi brevemente, la prima lettura ci ha presentato un po' una rassegna, una sintesi, abbiamo finito nei giorni scorsi di leggere il ciclo di Elia, il grande profeta Elia, e ci ha presentato una sintesi di lui e di quello che poi fu il suo successore, cioè Eliseo. Adesso non so se sentiremo qualche cosa nella liturgia nei prossimi giorni, adesso questo non ce l'ho presente e non lo ricordo. La cosa bella è il Vangelo di oggi, ci fermiamo un attimo, perché comunque avevo letto questo Vangelo, diceva, vabbè, il Padre nostro lo so a memoria, recito tutti i giorni, quindi cioè, se uno sente questo Vangelo dice, lo recita dietro, no? Se non, mi pare di aver sentito, dice, Padre nostro che sei nel cielo, sappiamo queste cose qui, no? Bisogna stare sempre calmi. Allora, Gesù dice la prima cosa, quando vi mettete a pregare, non dovete stancare il Signore a forza di parole. Voi sapete, sarebbe, immaginate se per un miracolo i nostri pensieri quando stiamo a pregare potessero essere amplificati, potessimo sentirceli, d'accordo? C'è da pensare che molte preghiere siano, come dire, una litania al nostro Signore, fammi questo, dammi quest'altro. Ragazzi, Dio vede o non vede? No? Cioè, se vede che tu c'hai bisogno di una cosa, ma pensi che non lo sa, o pensi che non sa che c'è bisogno di mangiare, che tuo figlio deve trovare lavoro, che non so, che sono tutte queste cose. Queste cose già le sa il nostro Signore. Non c'è bisogno, cioè noi non è che preghiamo per far conoscere al Signore qualcosa che non sa. Dice, ma grazie per una cosa, siamo sicuri che lo sappiamo. Perché se ci mettiamo davanti al Signore cominciamo a fare, e dammi questo, e dammi quest'altro, e fammi questo, e fammi. Sembrerebbe quasi come se lo trattassimo come lo sai, non lo sa, mo glielo faccio presente, dico, guarda. Perché quindi Gesù insegna il Padre nostro? Prima perché non c'è bisogno, cioè le nostre necessità, noi le affidiamo al Signore senza preoccuparci.
ma Gesù ci insegna a pregare, cioè ci insegna le cose importanti da chiedere a Dio. Tanto è vero che Sant'Agostino dice: se noi pregando vogliamo usare parole nostre, va bene, ma devono essere tutte compatibili col Padre nostro. Adesso non c'è tempo di fare una spiegazione approfondita del Padre nostro, ma dire a Dio: sia santificato il tuo nome. Voi sapete, tra poco faccio la consacrazione, giusto? Che cosa diciamo prima della consacrazione? Diciamo: santo, 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 no? Signore Dio dell'universo. Quindi secondo voi Dio è santo oppure no? Lo facciamo diventare santo noi? E che significa sia santificato il tuo nome? Che faccio diventare santo il Padre Eterno? Casomai è lui che fa diventare santo me, no? Quindi sia santificato il tuo nome in me, cioè la prima cosa che chiediamo a Dio è: fammi diventare santo. Oh, se mettiamo l'amplificatore alle nostre preghiere segrete, si sentirebbe dire: Signore mio, fammi diventare santo, quando lo voglio desidero con tutto il cuore, fammi diventare santo. Fammi togliere, fammi combattere tutti i vizi, fammi aprire tutte le virtù, fammi amare i miei nemici, come dire dei giorni scorsi, fammi perdonare tutti. Sentiremmo questo nella preghiera. Si può pure pregare così, perché tanto questo è quella stessa cosa che dire: sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, dove sta il regno di Dio? Qualcuno conosce qualche posto dove in giro c'è il regno di Dio? Me lo dica, perché io ci vado subito, che mi sono stufato di venire sempre in mezzo al regno di Satana. D'accordo, in mezzo alle persone cattive, proprio stufato, proprio ce l'ho fino ai capelli che non c'ho più, sono stufato. Se qualcuno conosce un posto dove c'è sulla terra il regno di Dio, per favore, viene in sacrestia e poi lo dice: se vedo Roma, sta lì, Dio non si vede tanto in giro. Dove sta che Dio regna nelle persone? Dove stanno tutti quanti gli obblighi? Ad oggi figuriamoci, le nostre legislazioni, le nostre cose, tutte quante leggi contro, cioè, hanno molto stato. Allora chiediamo al Signore: ce la faccio più. Venga il tuo regno, venga il tuo regno, ma noi diciamo un po' adveniat regnum tu, proprio con tutto il cuore, non ce la faccio più. Mettici le mani tu, instaura l'ordine voluto da te nel mondo, perché solo così potremo essere felici. Cioè c'è questa preghiera nel nostro cuore. Poi, un po' basta, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. In cielo si fa solo la volontà di Dio. Allora, domanda: tu pensi che stai facendo in tutto la volontà di Dio nella tua vita, in tutto e per tutto, fino ai minimi particolari? Sei capace di andare a fare un buon esame di coscienza? Come usi il tuo tempo? Come usi i tuoi soldi? Non si cominciano a trattare certi argomenti, d'accordo? Quanto tempo dedichi al Signore? Come adempi i tuoi doveri? Quanto sei buona con tua moglie, con tuo marito, sei sposato? Tu, marito, quanto ami tua moglie come Cristo amato la Chiesa? Una domanda molto, molto in particolare, capito? Dai 10 comandamenti in su. Questa è la santità e la perfezione della vita, della volontà, non è nient'altro che questo. Capite? Allora, e poi Gesù chiude, questo è molto importante, vi ricordate due o tre giorni fa, che cosa ha detto Gesù? Se ti presenti a portare un'offerta all'altare e ti ricordi che qualcuno ce l'ha con te, non che tu ce l'hai con qualcuno, lascia l'offerta e vai a fare pace. Oggi dice un'altra cosa: se ti ricordi che tu ce l'hai con qualcuno, se perdonerai gli uomini, il Padre ti perdona, ma se non perdonerai gli uomini, anche il Padre ti perdona. Quindi, capite, se noi non perdoniamo, questo lo dice tante volte Gesù nel Vangelo, dice: ma come faccio a perdonare? Immaginiamo una cosa bruttissima, supponiamo bruttissima, no? Una donna che subisca una violenza, è difficilissimo che perdoni a una bestia che ha fatto una cosa di questo genere, una cosa orribile, terrificante. Ma il Signore chiede di perdonare sempre, perdonare tutto e perdonare tutti, le cose piccole, le cose grandi, le cose facili, le cose difficili, capite? Perché è sempre di più quello che Lui ha perdonato a noi di quello che noi potremo perdonare. E questo basta meditare spesso sulla passione del Signore per rendersi conto, capite? Quindi è vero che ci possono fare delle cose bruttissime, è vero che dinanzi a delle cose bruttissime c'è tutta la comprensione di questo mondo, se si fa fatica a perdonare, cioè, lo faccio, Signore, se parte da un pezzo di cuore, insomma, no? Quindi è tutto comprensibilissimo, però il Signore ce lo chiede, capito? Perché il perdono è l'espressione sublime della carità sotto forma di misericordia.
misericordia. E siccome la misericordia di Dio nei nostri confronti è infinita, e Dio è più grande di noi, ci è morto in croce per darcela, noi dobbiamo avere un cuore dilatato all'infinito ed essere capaci di farsi carico anche di cose brutte da parte dei nostri fratelli. Capite? È difficile, lo sappiamo che è difficile, d'accordo? Però è quello che lui ci ha insegnato, è la via che ci ha tracciato e che certamente con tutte quante le nostre miserie, con tutta la nostra povertà, però incamminarci per percorrerla, perché un servo non è più grande del suo padrone, un apostolo non è più grande di colui che lo ha mandato. Se Gesù in croce ha detto: Padre, perdonami perché non sanno quello che fanno quei criminali che stavano lì sotto come delle iene, non possiamo noi agire diversamente dal nostro Maestro, anche se questo ci costa un grande sacrificio. Chiediamo a Maria Santissima, che è Madre e Regina di Misericordia, che ci aiuti a entrare in questa logica, e quando recitiamo il Rosario, quando diciamo il Padre Nostro col cuore, la Madonna ha detto che il Rosario si recita col cuore, quindi quando dice il Padre Nostro Ave Maria con tutto il cuore possibile, con tutta la presenza possibile, pensando che queste sono le preghiere più sante, perché vengono dalla scrittura, più sante e più santificanti, ecco, è la preghiera che dobbiamo amare e che dobbiamo cercare di vivere interiorizzandolo il più possibile, quindi senza cadere purtroppo nella trappola del sapere le cose a memoria, che poi ce le fanno libere da pappagallo e diventano poi un po', come dire, un po' devoti, un po' contenti, e ci scivolano un po' addosso. Siano lodati Gesù e Maria.